Buongiorno a tutti, io sarò super sintetica, così tutti riescono a dire la sintesi di quello che avevano pensato. Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Noi oggi proseguiamo con la nostra giornata congressuale. È tornato Guido, che spero abbia fatto un po' di deleghe alla Felsa. Stamattina nella nostra sede di Bergamo abbiamo proceduto con l'assunzione di 140 interinali per lo svolgimento della campagna fiscale, che inizierà lunedì e ci terrà impegnati insieme con gli altri 45 dipendenti del CAF stabili, comprese le colleghe che operano sui servizi magari meno conosciuti ma altrettanto importanti, colf e badanti, successioni e partite IVA, gestione dei lavoratori autonomi. Il servizio fiscale non è evidentemente solo questo, è presente in 53 sedi in cui lavoriamo in diretta e qui non posso far altro, come sempre, di ringraziare i quasi 400 volontari dell'FNP che ci danno una mano a presidiare le sedi, il territorio, i centri di raccolta. Il 30% della nostra attività annuale deriva proprio dall'attività che nei centri di raccolta viene fatta dai nostri pensionati. Allo stesso tempo non dimentichiamo il ruolo che in modo sempre più interessante, sempre più puntuale, stanno assumendo anche i delegati nelle aziende. Noi quest'anno arriveremo a 40 aziende in cui andranno i nostri operatori itineranti per svolgere l'attività del servizio fiscale di elaborazione del 730 dell'ISE in diretta. Anche questo è un elemento fondamentale, anzi i delegati devono strutturarsi sempre più e creare sempre più collegamenti nel territorio con le sedi, con le responsabili di zona, perché anche la loro attività strettamente sindacale si arricchisca sempre di più di risposte anche magari tecniche e operative riguardo alle materie che noi trattiamo. Accanto a questa attività capillare sul territorio non possiamo dimenticare, e questo non per vanto ma per oggettiva realtà, i 9.145 iscritti che il servizio fiscale l'anno scorso ha portato alla CISL di Bergamo, di cui 879 con delega, quindi con una speranza di continuità che va oltre l'elaborazione della dichiarazione dei redditi. In questi termini voglio brevemente rendervi partecipi di quello che è il lavoro quotidiano dei nostri operatori nelle sedi, ma credo almeno su questo di poter parlare anche a nome dei colleghi e dei responsabili di tutti gli altri servizi della CISL. Implicitamente, magari un po' inconsapevolmente, ogni nostro gesto quotidiano, ripetitivo, monotono, in realtà è legato all'incontro con una persona, all'erogare un servizio, al dare una risposta, ma con un desiderio che credo sia quello che abbiamo imparato lavorando alla CISL, e cioè quello di pensare che il filo che ci lega nel dare la risposta e nel erogare la prestazione sia un filo che riconduce la persona dentro la CISL, gli fa o le fa rivarcare la soglia nel momento del bisogno, magari non necessariamente rivolgendosi a noi, ma rivolgendosi a tutti gli altri che sono presenti e che sono al servizio delle persone. Ferdinando ieri a nome della segreteria citava parole importanti rispetto ai servizi: progetti, sperimentazioni, accrescimento delle competenze, mettersi in gioco, e io aggiungo anche un'altra locuzione utilizzata, modi di interpretare la missione aziendale, e io aggiungo anche di agire la missione aziendale,
Perché è vero che magari chi viene al servizio, a qualsiasi servizio della CISL, pensa di ricevere, di trovare una risposta tecnica, di trovare un consulente. In realtà quel consulente, nel dare la risposta, nell'essere vicino alla persona, non fa altro che co-costruire con le categorie, con l'unione, una realtà organizzativa, che è quella poi caratteristica e tipica della CISL di Bergamo. Servizi innovativi, integrati, focalizzazione sull'iscritto, ma sempre con un'attenzione importantissima. I servizi è come se fossero un po' sul confine, sul limite dell'organizzazione, perché tengono dentro, custodiscono l'iscritto, ma allo stesso tempo sono il canale con cui il non iscritto, la persona, il cittadino accede alla CISL. E non dobbiamo farci spaventare da questo. L'iscritto per noi è il cuore, è quello che costituisce la nostra linfa vitale, ma allo stesso tempo il mercato, il confronto con la cittadinanza, con la realtà, non ci deve spaventare, perché è anche con quello che noi riusciamo a garantire un'organizzazione come la nostra, un'organizzazione come questa ai nostri iscritti. Vedete, io nel pensare, nel ragionare rispetto al portarvi un'esperienza di lavoro, io mi sento un'operatrice del servizio fiscale e quindi ricordo in modo particolare tutti quelli che quotidianamente si spendono sentendosi appartenenti alla CISL, magari con culture, con provenienze profondamente diverse, ma con l'intento di fare il bene dell'organizzazione. Io dico questo: avanti anche i servizi innovativi, lo sportello lavoro. Io devo rendere grazie a Isabel per la collaborazione, per il modo con cui lavoriamo insieme. Ci sono anche i due tirocinanti, stagisti, operatori giovani che lavorano vicino al mio ufficio e incontrano le persone in cerca di lavoro. È un piacere sentire come questi ragazzi lavorano con le persone che vengono alla CISL, anche per avere una speranza rispetto al trovare il posto di lavoro. Ringrazio lei, ringrazio anche lo IAL, che ci permette di andare nei territori, negli ambiti, e di dare alle comunità un pacchetto, che è quello relativo all'applicazione della legge 15 sugli assistenti familiari, che parte proprio dagli aspetti burocratici, dall'incontro domanda-offerta di lavoro e anche dalla formazione delle assistenti familiari stesse. Ringrazio anche la CISL per essere stata un importante veicolo e un importante soggetto che ha interiorizzato in modo forte l'alternanza scuola-lavoro. Noi, credo l'anno scorso, forse la Daniela Spinelli è più precisa di me in questo, credo che avremo avuto tra i 40 e i 50 stagisti. È bellissimo vedere lavorare i giovani. Anche in questi giorni noi abbiamo Chiara, Michele e Anas che lavorano nella sede di Bergamo. Al di là del fatto che ci viene un po' di struggente malinconia vederli giovani e noi loro genitori, praticamente è bellissimo vedere anche come c'è voglia di spendersi da parte dei giovani in una realtà che è la nostra e che magari qualcuno vorrebbe vedere come vecchia, desueta, ma che in realtà non lo è. E soprattutto io credo che noi dobbiamo fare lo sforzo di continuare a difendere un po' il nostro modello della CISL di Bergamo. Come vi dicevo, nel preparare queste parole da condividere con voi, mi sono riguardata un po' un libro stampato qualche anno fa dalla CISL di Bergamo, del professor Gregorini dell'Università Cattolica, sul lavoro, rappresentanze e riforme, il ruolo della CISL di Bergamo nella realtà bergamasca dal 43, dall'85. E sapete cosa c'è di interessante? Vedere che in alcune relazioni, anzi in più di una relazione dei segretari generali di allora al congresso,
c'è sempre la stessa attenzione, quella di continuare a presidiare il territorio, continuare a lavorare con le istituzioni e con la comunità civile e soprattutto a difendere un sindacalismo bergamasco che nessuno mi tacerà di essere troppo orgogliosa di questo, credo che sia la caratteristica oggi ancora della CISL di Bergamo. Grazie mille, buona giornata.